Eccoci, eccoci, no, non eccoci, eccoci, adesso eccoci veramente, tornati in diretta con Aria Pulita, la mezz'ora d'aria a vostra disposizione, ma anche a disposizione di un incontro, è la seconda volta insomma che ci vediamo ed è sempre un immenso piacere. Ci eravamo conosciuti l'anno L'anno scorso, scorso, ci certo. ritroviamo quest'anno con il dottor Antonio Melotto, chirurgo ortopedico di World Friends. Buongiorno, dottor Melotto. Buongiorno. Qua, Buongiorno a tutti. Roberto, risaluta il dottor Melotto che ho voluto Buongiorno trovare. dottore, tra l'altro ho Buongiorno scoperto dal Roberto Villani. dottore che c'è un suo collega mio omonimo e cognonimo, Ma va? Roberto Villani, sì, che mi ruba la scena su Google, perché Con se cui ho metto Roberto condiviso Villani non tanti ore. esco certo io, ma esce il suo collega. Questa cosa mi fa Mi dispiace per il suo imbestialire. collega che deve condividere questa disgrazia. Per fortuna fa onore almeno il suo collega al nome e il cognome. Vabbè. Ma parliamo invece del dottor Melotto, anche per far capire, insomma, chi ci segue da casa di che cosa si occupa, di che realtà parliamo quando parliamo di World's Friends. Sì, World Friends è un'organizzazione non governativa, una ONLUS, che è nata nel 2001. Il nostro obiettivo si rifà alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, articolo 25 e 26, per quello che riguarda la salute per tutti e l'educazione per tutti. Questi due argomenti sono un po' i pilastri dell'inclusione sociale delle persone, della partecipazione delle persone alla vita attiva, alla vita sociale. Io, essendo medico, mi occupo della parte medica, diciamo, del diritto alla salute. Noi operiamo in una città come Nairobi con 4 milioni di abitanti, 3 dei quali vivono in baraccopoli. Voi avete un'idea di cosa vuol dire essere disabili in baraccopoli, cioè in un ambiente Stiamo assolutamente vedendo anche sfavorevole? intanto qualche immagine mentre il Sì, dottore ecco parla. alcune immagini delle baraccopoli. E il problema è questo, che la disabilità non è solo un problema medico, anzi sarebbe molto limitante confinarlo solo all'aspetto medico. La disabilità è un problema di ambiente e un problema di mancata inclusione sociale delle persone. In un ambiente come voi vedete adesso, capite che le condizioni sanitarie, Ma sì. le condizioni sociali sono veramente disastrose. Dottore, io quando vedo queste immagini, noi facciamo ore e ore di trasmissione di quelle che sono le nostre, le tragedie che sono reali nel nostro paese, le nostre disgrazie, la difficoltà in questo momento dell'Italia che è forte. Vedendo queste immagini, mi chiedo quanto ancora dobbiamo imparare noi. Dobbiamo imparare tantissimo. Per esempio, noi tutti i nostri bambini, Cioè nel bambini. sapere utilizzare, non perché voglio sminuire, lo dico solo un attimo perché non voglio sminuire quello che stiamo passando come paese, però forse dobbiamo imparare a utilizzare le risorse che abbiamo a nostra disposizione nel Certo, migliore dei modi, in questo senso. certamente. Per esempio, in un ambiente così disastrato come quello della baraccopoli, noi assistiamo i nostri bambini nelle comunità di base, cioè sono delle comunità in cui le mamme, i nostri fisioterapisti, i nostri terapisti occupazionali lavorano insieme alle famiglie per tirare fuori dalla baracca, dall'esclusione sociale questi bambini. E questo perché lì dove non ci sono risorse economiche abbiamo scoperto l'acqua calda, cioè che ci sono tante risorse umane, che sono una fonte inesauribile di risorse umane. Noi questa cosa qui l'abbiamo dimenticata, perché noi se abbiamo il disabile, abbiamo il contratto, chiamiamo, con il medico che io pago e me lo cura, col fisioterapista che io pago e me lo cura, è finito lì. Non esiste la socializzazione. Lì, dove invece c'è la povertà, c'è questa enorme ricchezza, cioè i contatti umani. Noi dobbiamo impararle queste cose, perché l'abbiamo perso questo senso della medicina comunitaria. Fermiamoci su medicina comunitaria. Io tanto prendo le telefonate dei cittadini che continuano a raccontarci le loro segnalazioni e fanno le loro domande, però la voglio riprendere dopo perché abbiamo da imparare da questi importanti progetti che vengono realizzati qui e poi portati in un altro paese. Abbiamo qualcosa da imparare anche per quanto riguarda la nostra di comunità. Buongiorno, che abbiamo in linea? Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Vladimiro. Pronto? Vladimiro, mi deve abbassare il volume del televisore. Sto abbassando, aspetta. Grazie, Vladimiro. Ecco, pronto, pronto, pronto. Ecco. Cosa voglio dire?
Il discorso che fa il signore è molto interessante, è molto importante, ma io volevo riprendere delle altre cose che ho sentito questa mattina. Questa mattina il signor Zanello ha detto che gli insegnanti sono impreparati. Devo dire invece che insegnanti, che i professori, i maestri di scuola materna, della scuola elementare, hanno una laurea, poi 2 anni di specializzazione, e quando si fanno anche dell'assistenza agli handicap, ai ragazzi, come si dice, che hanno delle problematiche, sì, fanno un altro anno di università per poter avere questo diploma di sostegno. Perciò 7-8 anni di studio per fare il professore. E questo non succede in Europa, altro che impreparati. È impreparato il signor Zanello quando dice queste cose qua. Sì. In secondo luogo, riguardo l'orario degli insegnanti, non è vero che fanno 3 mesi di vacanze. Adesso attualmente ci sono gli esami di maturità e questi esami di maturità durano generalmente fino al 10-15 luglio, perciò fate bene i conticini. E quando si parla di orario, c'è l'orario frontale, che è di 18-20 fino a 30 ore per insegnanti di scuola materna, e poi c'è l'orario che viene fatto a casa. Correggere, diciamo, un compito può richiedere da 15 a 20 minuti, anche 30 minuti. Insomma, ma correggere 25-28 compiti, fate bene lo i vostri compiti. Ve lo riferirò a Zanello. Scusami, è una specifica che voglio fare, perché sennò sembra che era un attacco alla categoria in generale. A volte c'era un telespettatore che dice possono esserci dei casi in cui ci sono degli insegnanti impreparati. Io mi auguro che non sia così, ma guai a far passare assolutamente il messaggio che ci sono degli insegnanti non preparati da noi, perché gli anni di studio sono quelli e il valore che danno è immenso per noi, per cui sottoscrivo quanto stavi dicendo tu adesso. Riprendo invece le tematiche che stavamo affrontando. Ti saluto Vladimiro, che tra l'altro, se non mi ricordo male, è anche un figlio, no, che è insegnante, quindi conosci bene, insomma, la materia di cui stavamo parlando anche questa mattina. Vorrei tornare a parlare di medicina comunitaria, che è un concetto che veramente fatichiamo, insomma, a capire, a metabolizzare. Che cosa intendiamo per medicina comunitaria e quanto è utile? Ma tutto è nato appunto dall'esigenza di un confronto continuo con quelli che sono i pazienti e le persone che circondano i pazienti. Perché? Per quanto riguarda soprattutto la disabilità, il problema fondamentale è l'inserimento del disabile nella società. Noi siamo abituati purtroppo a vedere il disabile per quello che non sa fare, e questo è assolutamente la cosa più sbagliata che si può fare. Il disabile ha delle grandi potenzialità. Voglio fare un esempio limite, pensate al professor Stephen Hawking, il famoso astrofisico. Aspetta, che siamo a che livelli è arrivato, genio, genio. Ecco. Però io rimarco questa cosa, la povertà, la carenza di mezzi condanna le persone. Le faccio 2 esempi. Noi abbiamo fondato un centro sanitario in cui teniamo in particolare cura la salute della mamma e del bambino. Una donna in quelle condizioni di vita nelle baraccopoli, una donna in gravidanza, non ha cibo per nutrirsi perché non ha i soldi per comprarli. Non può farsi controllare dal medico. Nasce un bambino sottopeso, esposto alle infezioni, meningite, encefalite, paralisi cerebrale, sono i bambini che curo io, o bambino col piede torto, bambino parto nella baracca, parto difficoltoso, bambino che ha una sofferenza cerebrale, ecco la paralisi cerebrale, ecco un sacco di altri problemi che poi si ripercuotono sulla vita ulteriore, sulla socialità di questo bambino, che confinato nella baracca morirà entro pochi anni di cosa? Di diarrea, di broncopolmonite, di morbillo. Cose che da noi sono impensabili. Dovremmo riflettere su queste cose. Lo facciamo volentieri, in un momento in cui, insomma, sul tema ad esempio dell'immigrazione sono 2 gli aspetti, no? Un aspetto politico con dei risvolti pratici, e dall'altra parte un aspetto umanitario. Si dice molto, visto che il nostro paese è in difficoltà nell'accogliere ad esempio i migranti che portano in parte anche delle malattie, come ad esempio la tubercolosi. Certo. Aiutiamoli a casa loro, perché risolviamo un problema umanitario, risolviamo di non vederli morire in mare e stare male anche quando vengono qua, e risolviamo anche un problema di accoglienza politica e di soldi che non ci sono per poter accogliere un numero
molto, molto, molto forte, no, che sta arrivando nel nostro paese. Allora, ha senso fare un'operazione come questa, cioè aiutarli lì, a casa loro, a creare, certo, un ambiente diverso, una vita diversa, delle occasioni e opportunità diverse? È questo quello a cui noi vogliamo arrivare. In piccolo, noi con le nostre comunità ci stiamo arrivando. Certo, il discorso vero è il discorso politico. Perché se non cambia la situazione politica di quegli stati, che fa molto comodo anche a noi europei in questa situazione qui, non cambierà mai questo flusso di gente disperata che cerca di sopravvivere. Lei capisce le ragioni ovviamente della fuga di queste persone, su questo, su cui parliamo dell'Africa in modo particolare, che è la zona dove vi occupate principalmente? Guardi, io vedo per esempio anche a livello dei miei colleghi medici, io vedo i medici che si formano in Kenya, molti di questi vanno a lavorare o nelle strutture private, naturalmente a impronta europea, oppure emigrano, chi negli Stati Uniti, chi in Inghilterra. Vanno a cercare di stare bene, questo a livello medico. Ovviamente anche le persone che attraversano il Mediterraneo su una barca cercano di stare meglio, quando non sono perseguitati politici, come per esempio succede nel caso di tutti gli immigrati siriani che stanno arrivando in questo periodo, capisce? E non è, almeno io non voglio fare il politico, non mi risulta che si stia facendo molto a livello europeo per la Siria. Guardi, direi che siamo tutti d'accordo, e anche da destra e sinistra richiamo all'Europa questo sentirsi Stato membro, di affrontare davvero il problema insieme. Credo che qui siano tutti concordi. Ecco, io rimarcherei questo fatto. Queste persone che arrivano non sono persone che ci rubano il lavoro, sono persone disperate. Perché per attraversare il mare su una barchetta bisogna essere disperati. E quindi, qui poi c'è il risvolto politico e sociale sul territorio, certo, che disperato poi diventa anche la popolazione. Certo. Quindi davvero bisogna riuscire a capire come aiutare queste persone a casa loro, come sta facendo, dove è possibile ovviamente, come state facendo voi con la vostra realtà. In uno stato come quello noi africano. Per esempio, prima ho fatto un breve accenno alla fuga dei cervelli. Nel nostro ospedale, il Neema Hospital, creato da Wolf Friends, alle porte di Nairobi, il direttore sanitario è il dottor Washington Jogu, che è keniano di Nairobi, ha studiato a Perugia, noi l'abbiamo conosciuto a Perugia, è ritornato in Kenya e lavora in Kenya insieme al dottor Morino, che è il capo progetto. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno, sono Gaetano, buongiorno. Ciao Gaetano. Non volevo chiamare perché c'è il dottore di queste cose qui, però l'ho ascoltato. No. Simona, hai detto prima, noi dobbiamo aiutarli al loro paese. Io ho 66 anni, sono 60 anni che sento questa parola. Abbiamo aiutato, ma chi abbiamo dato i soldi? Abbiamo dato i soldi a dei criminali che si compravano le armi, di cui ce le vendiamo anche noi. Allora in questi giorni mi sto chiedendo, ma questa gente, diciamo, da parte dell'Africa, lasciamo stare la Siria che è in guerra tra di loro, ma a un certo punto mi faccio questa domanda io per loro. Cari signori occidentali, europei, di tutto civilizzato mondo, diciamo bianco, non so come chiamarlo, ma cosa avete fatto? A me mi sembra una punizione di Dio questa, perché non abbiamo fatto niente, abbiamo solo parlato, abbiamo fatto in modo, ti dico l'ultima, abbiamo fatto in modo che quando c'era Gheddafi, ma non ci chiediamo cosa faceva questo signore, bisogna parlare con i nagridini e andare a vedere cosa c'è nel deserto, a migliaia, se non a centinaia di migliaia di morti, perché questo signore li ammazzava. Io ci ho parlato con un magrebino, li chiamano topi, li ammazzavano, li mettevano sotto, e noi davamo i soldi a questi signori perché non ci siamo mai interessati di questa gente, ci siamo solo interessati di gente che ha i milioni e, come ti ripeto, poi vi saluto, solo armi per ammazzare la gente, e oggi ne paghiamo le conseguenze. Ciao, buongiorno. Prego, dottor Marato, quello che diceva lei è la situazione politica va presa in considerazione. Sì. Guardi, io nel mio piccolo ho una risposta. Io sono tornato da un mese nella mia missione, di solito faccio due missioni l'anno, di 20 giorni, di 3 settimane. E un mese fa è tornato a trovarmi un ragazzo, Karanja si chiama, che avevo operato
10 o 12 anni fa. Questo ragazzino, 2 minuti vi racconto la storia, aveva un piede equino, torto, un piede che non le permetteva di camminare. Andava a una scuola di suore lì vicino a Nairobi, vicino al Nazareth Hospital, 30 km di Nairobi, e le suore erano preoccupate perché era un ragazzino intelligentissimo, che però era sempre in un angolo perché non giocava a pallone, un pallone fatto di stracci, no? Con gli altri bambini. Me l'hanno presentato e mi hanno detto: fai qualcosa. Io l'ho operato, l'intervento è andato bene. L'anno dopo, quando sono tornato, 6 mesi dopo, quando sono tornato, l'ho controllato, andava benissimo. Le suore si lamentavano perché giocava troppo a pallone, studiava meno. Ho detto: ma lasciatelo fare, sarà anche il suo lavoro questo, no? In questa età qui. Bene, Carangia è venuto a trovarmi quest'anno, è un uomo ormai, fa le scuole superiori, intelligentissimo, l'abbiamo messo in piedi, gli abbiamo permesso di andare a scuola, di andare alle scuole superiori, dal Nazareth dove era fuori Nairobi non sarebbe mai arrivato con quel piede in città a studiare, ed è una mente che costruirà comunque il futuro dell'Africa, capisce? Nel nostro piccolo qualcosa noi riusciamo a fare. Abbiamo lanciato infatti questa campagna di adozioni sanitarie. Pensi che io con 500 euro opero il bambino, gli faccio i gessi, gli fa le sedute di fisioterapia, una cura che dura 4, 5, 6 mesi costa 500 euro. Come nasce questa idea? Intanto voi avete fatto diversi progetti, certo, progetto sì, Mima, non è solo quello, progetto certo. Medical Camp. Certamente, noi per esempio abbiamo anche un progetto molto interessante del Medical Camp. Siccome sappiamo che non tutte le persone dalla Baraccopoli, è un'area di circa 500.000 abitanti, dove noi, a ridosso della quale noi siamo, vengono in ospedale, allora siamo noi che andiamo nella Baraccopoli. Ogni mese più o meno con 1.000-1.500 euro di farmaci, tutti i farmaci base, aspirina, antibiotici, farmaci contro i funghi, per la diarrea, tutti i farmaci base, andiamo in Baraccopoli. Di solito il sabato, dalle 9 alle 2 del pomeriggio visitiamo 300-350 persone, finiti i farmaci ce ne torniamo. Questo per avvicinare i pazienti delle baraccopoli all'ospedale, anche perché c'è da dire questo, che molte donne, molte famiglie che hanno un bambino disabile vuol dire sì piede torto, paralisi cerebrale, ma vuol dire anche bambino cieco, bambino sordomuto, bambino con ritardo mentale, fa fatica a esporlo in pubblico, perché c'è lo stigma, c'è diciamo la vergogna anche, e questa è una cosa che noi dobbiamo combattere, e noi la combattiamo a colloquio diretto con le madri. Ogni volta che io sono giù faccio sempre un pomeriggio di lezione alle mamme con i loro bambini per farle capire che il loro bambino è un bambino che ha diritto al riscatto sociale, ha diritto di partecipare alla vita di tutti i giorni. Non devono tenerlo nascosto alla baracca, un bambino che deve andare a scuola bisogna solo sviluppare le sue potenzialità, perché disabilità non vuol dire inabilità. Pronto, buongiorno. Pronto? Saluto a tutti, sono Marco Moleschini. Marco, buongiorno. Volevo dire che è giustissimo aiutare i meno fortunati di noi, però volevo precisare che quelli che stanno scappando, che vengono con i barconi così, se pagano 2-3 mila euro gli scafisti, secondo me dollari, scappano più dalla giustizia che dalla guerra, perché ci sono dei traghetti, per esempio, che fanno da Genova, Civitavecchia, Tunisi, Algeria, anche così, con 200-300 euro arrivano. È quello che dico io. Comunque è sbagliatissima la politica della Lega che dice chi se ne frega, lasciamoli pure, no, così non va assolutamente bene, bisogna avere bisogno noi ed è giusto che qualcuno ci aiuti se avremo bisogno noi. Quindi, vi do un aggiornamento di cronaca, ti saluto Marco, vi do un aggiornamento di cronaca per quanto riguarda l'ondata di sbarchi, ce ne sono stati altri importanti che sono riversati sulle nostre coste, a bordo c'erano dei migranti disabili che erano confinati nella stiva, lo scafista è stato arrestato. Questa è l'ultima notizia, tra l'altro, dell'ultima ora. Continuiamo a parlare di questi progetti, ce n'è anche un altro, sempre fatto sul luogo naturalmente, progetto ad esempio
nessuno escluso, ma anche educazione sanitaria nelle scuole, la formazione professionale, la scuola di musica e danza, cioè, mi sembra che avete cercato di coprire tanti aspetti. Certamente, come si parlava prima di educazione, sempre per recuperare questi ragazzi alla vita di strada, tenete presente che a Nairobi, nelle baraccopoli di Nairobi, metà della popolazione ha meno di 15 anni, quindi c'è un grosso problema di adolescenti. Potete immaginarvi, a parte l'AIDS, l'alcol, tutte queste cose che girano nelle baraccopoli, che disastri fanno anche negli adolescenti e nei giovani. Ancora alto il tasso di persone malate di AIDS. Sì. La positività si aggira intorno al 30% più o meno, quindi è un dato piuttosto allarmante. E anche per la promiscuità delle situazioni. Non è raro trovare una bambina di 12 anni in gravidanza. Il mio collega Gianfranco Morino mi raccontava, poco prima che arrivassi io per l'ultima missione, che appunto hanno ricevuto una bambina di 13 anni gravida, che ha avuto dei grossi problemi poi naturalmente per il parto. Ecco. Per cui aggregare questi giovani, dandogli uno scopo, la scuola degli acrobati, la scuola di musica, gli si dà uno scopo e questi vengono coinvolti insieme agli altri giovani e crescono, fanno qualcosa insieme, capisci? Piuttosto che lasciarli all'alcol, alla colla, quanti bambini sniffatori di colla si trovano, i cosiddetti street children, per le strade di Nairobi, ed è sempre peggio. Io ormai sono 20 anni che vado. Ma perché questa purtroppo, questa abitudine è arrivata anche in Occidente? Rischiando anche, davvero causando, purtroppo viene chiamata anche la nuova moda, la nuova tendenza, il fatto di droga, allora, sono pericolosissimi. Ti permetta, lì è per disperazione, qui è per noia. Grave, c'è cioè una cosa... Certamente, è ancora più grave per noia probabilmente, perché capisci, i mezzi ci sarebbero qui, i mezzi ci sarebbero, là i mezzi non ci sono. E quindi c'è proprio un discorso di cultura da rimettere, non solo cultura sanitaria, cultura, un'educazione che deve partire proprio dall'ABC. E dare uno scopo nella vita a una persona, capisci? Questo è veramente... Avete avuto dei buoni risultati, se lei deve tracciare un bilancio, quanto tempo ha di attività World Friends? Beh, World Friends è stata fondata ormai da 13 anni, nel 2001. Un bilancio di questi 13 anni? Ma il bilancio di questi 13 anni è che noi abbiamo, operato, io sto parlando dal mio punto di vista, poi dopo vi do anche gli altri dati. Io ho operato circa 600-650 bambini con disabilità, abbiamo praticamente tenuto circa 8.000 sedute di fisioterapia nelle varie comunità locali e teniamo in ogni baraccopoli delle scuole informali, cioè scuole dove raduniamo i bambini e, se non altro, li teniamo lì durante il giorno dandogli le nozioni che si danno normalmente a scuola, pur non essendo riconosciute. Una storia, prima ce ne ha raccontata una, ce n'è un'altra che le è rimasta particolarmente impressa, che può essere un po' l'emblema del suo operato di questi 13 anni, quello che non dimenticherà mai. Ma una cosa che non dimenticherò mai è un bambino che era ospite di una casa per bambini orfani dell'AIDS, fortunatamente ben curato, che aveva una gamba, un arto inferiore più corto di 12 cm rispetto al controlaterale. E anche lui era un bambino, Geoffrey, confinato in un angolo. E l'ho operato non io da solo, ma con un chirurgo russo, che sa, il dottor Mazev, che sa maneggiare bene un fissatore esterno particolare, il fissatore di Lizarov, qualcuno ne ha sentito parlare. L'abbiamo allungato di 12 cm. Anche lui è uno di quelli che è venuto a trovarmi l'anno scorso, è un uomo anche lui, sta facendo l'università e devo dire che all'inizio avevo dei dubbi se operarlo o meno, perché era un bambino sieropositivo, orfani di genitori morti per AIDS. Curato molto bene e devo dire che è una persona, è un uomo, c'ho anche una foto, me la tengo nell'agenda, la foto di Geoffrey, perché è una cosa a cui sono troppo legato. Ci credo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prendiamo un'altra telefonata, 0245 70 23 12. Buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Pronto. Con chi parliamo? Sì, sono Giuseppe.
Giuseppe. Pronto? Ti sentiamo, Giuseppe? Basta bene il volume del tuo televisore. Pronto? Giuseppe, ci siamo? Ci siamo. Allora, sì. Dopo tanto sono riuscito a prendere la linea. Bene. Mi ascolta, io non volevo parlare di questo argomento che stavo parlando adesso. Volevo dimmi di cosa vuoi parlare. No? Devi solo essere un po' veloce perché sto quasi chiudendo la trasmissione. Dimmi. Lo so. Dimmi tu. Posso parlare di altro? No, dimmi. Ti siamo ascoltati. Allora, per mi ascolti? Le volte come ascolto un po' tutti i giorni politiche e politiche, volevo capire che secondo me a Renzi li fanno fare la stessa fine di Berlusconi. La stessa fine perché nel 1994, quando Berlusconi si è messo in politica, che cosa hanno fatto? Si hanno la democrazia cristiana, si hanno portato tutti i capitali della democrazia, hanno sparito. E così hanno fatto venire a Berlusconi in politica. Loro si hanno portato tutti i beni che c'erano della democrazia cristiana e andato avanti. Poi, quando non c'è servito più, l'hanno mandato in galera. Speriamo che a Renzi non ci finisce così, perché sennò l'Italia non so dove andrà a finire. Va bene. Lei che ne pensa? E tutte quelle che vengono là a discutere di queste cose. Ti saluto adesso perché devo chiudere quasi la trasmissione. E non me ne volere, preferisco parlare col dottor Melotto di questi casi perché mi insegnano molto. La politica, guarda, io ho un mio giudizio, nel senso vedremo che cosa accadrà, adesso abbiamo bisogno di una profonda unità che se ne dica per uscire da questa situazione e soprattutto abbiamo bisogno di ragionare su come il nostro paese deve riuscire a porsi in maniera più forte nei confronti dell'Unione Europea e a alzarsi di livello, insomma non essere più la Cenerentola d'Europa ma avere un ruolo in primo piano, perché ormai il nostro, ci piaccia o non ci piaccia, il dialogo con l'Unione Europea è un dialogo serio ed importante, lo vediamo sulla tematica dell'immigrazione, lo vediamo sulle tematiche che oggi ci sottopone ad esempio il dottor Melotto con la sua esperienza, quindi dobbiamo lavorare per avere insomma questa credibilità e questa forza, perché consente al nostro paese di avere forza interna anche su discussioni importanti come debito pubblico, fiscal compact e così via. Però ci salutiamo con World Friends e il dottor Melotto. L'ultimo progetto? Ci tenevo a dire una cosa. Il 24 di giugno, dalle 6 in poi, al locale Bobino, noi organizziamo una serata in cui parleremo del progetto Nessuno Escluso, cioè dei nostri bambini disabili. Ci sarà della musica, ci sarà anche il maxi schermo per la partita del mondiale, questo è fondamentale, e si parlerà, si chiacchierà, si starà un po' insieme. Senta, dottore, Roberto vuole venire, però io ho un problema, Roberto viene solo se c'è qualcosa ma da mangiare. Vero, ma non è vero, se non c'è da bere da mangiare, Roberto c'è non buffet, viene. C'è cena, c'è tutto, quindi allora, glielo posso vedremo, mandare, compreso la partita. Ma è ricco il buffet, perché sennò, se poi si lamenta. Vabbè, adesso. È molto ricco, è molto ricco. Mi accontento di un allora ci vediamo, prendisi. Ricordi ancora quando, dottore? Il 24 giugno, dalle 6 in poi, al locale Bobino, a Milano. Allora, grazie davvero al dottor Melotto, al superato, e all'organizzazione World Friends. Grazie Onlus. A tutti. Ci vediamo domani mattina, come sempre, alle ore 7. Fate buona giornata a tutti. Una buona serata.